Benissimo, iniziamo l'intervista. Il suo nome? Luisa Strani, L'azienda per cui lavora? Che Alexion Pharma Italy. ruolo ricopre? Sono Patient Advocacy Lead in Alexion Italy e il mio mantra è non fare nulla per i pazienti senza che i pazienti siano coinvolti. Dottoressa, cosa ne pensa del paziente esperto Eupati? Bene, penso che per ottenere un reale progresso nel campo delle malattie rare sia necessario dare voce ai pazienti. E in questo senso il corso Eupati permette veramente ai pazienti di avere un ruolo significativo nel processo di ricerca e sviluppo. Una volta formati e preparati, come vede il coinvolgimento del paziente? I pazienti esperti saranno in grado innanzitutto di diventare ambassador e consulenti efficaci in campo regolatorio. Poi si sentiranno incoraggiati a condividere consigli e spunti di rilievo per i pazienti con l'industria farmaceutica, col mondo accademico, le autorità competenti e con i comitati etici. Dottoressa, perché ritiene necessario formare un paziente in ricerca e sviluppo dei farmaci? Le riflessioni dei pazienti e la loro esperienza nel convivere con una malattia hanno un valore inestimabile. Educare i pazienti e permettere loro di partecipare alla ricerca e allo sviluppo dei farmaci attraverso la condivisione delle loro conoscenze ed esperienze è davvero importante per ottenere dei farmaci che siano incentrati sulle loro reali necessità. I bisogni e le preferenze dei pazienti non dovrebbero mai, mai, mai essere dati per scontati. Si ritorna al mio mantra di non fare nulla per i pazienti senza che i pazienti siano coinvolti. Questo deve ovviamente anche includere lo sviluppo dei farmaci. Quindi, di fatto, dalla pianificazione degli studi clinici e dei loro endpoints, passando per la definizione della qualità della vita, fino ad arrivare ai processi normativi e di HTA, i pazienti si trovano in una posizione unica per fornire spunti e prospettive di analisi che sono preziose e di cui abbiamo fortemente bisogno. E personalmente ritengo che dovrebbero essere coinvolti da tutti gli attori dell'ecosistema di ricerca e di sviluppo. E poi è importante che le opinioni dei pazienti siano ben rappresentative e da qui la necessità di educare e responsabilizzare i pazienti e le loro associazioni da quanti più paesi possibili. Se lei dovesse parlare di noi a un suo collega che non ci conosce, che cosa gli direbbe? Allora, so che a Eupati piace usare gli hashtag, quindi direi hashtag I love Eupati. Però vabbè, sto parlando seriamente, io sono veramente orgogliosa di far parte della comunità Eupati e della grande avventura che rappresenta. Abbiamo assistito ad un enorme cambiamento da quando Eupati è stata istituita. Ci sono sempre più pazienti impegnati nelle diverse fasi dei processi di ricerca e di sviluppo e questo sta portando tutte le parti coinvolte, incluso gli enti regolatori, a riconoscere l'importanza di un significativo coinvolgimento del paziente nella ricerca. Eupati è stata fondamentale nell'accelerare questo cambiamento di mentalità. Ad oggi sono riconosciute, se non sbaglio, più di 7.000 malattie rare e per questo è nostro dovere continuare a sostenere iniziative come Eupati per garantire che ogni comunità di pazienti abbia la possibilità di contribuire alla visione d'insieme dei pazienti e che nessuno sia lasciato indietro. Ci può dire che cos'è che le piace di più del suo lavoro? Sì, allora il mio ruolo in Alexion è quello di garantire il miglior coinvolgimento e la migliore esperienza possibile per i pazienti, promuovendo un dialogo trasparente con le associazioni pazienti, assicurando la centralità del punto di vista dei pazienti stessi e la promozione di collaborazione a lungo termine tra Alexion, le associazioni pazienti e i pazienti.
Quindi ascoltare i pazienti, l'associazione pazienti, parlare con loro, imparare da loro ogni giorno è ciò che io amo di più. La loro resilienza, la loro serietà, la loro forza, l'impegno sono veramente di grande ispirazione. È un privilegio potermi rapportare con loro e imparare da loro ogni giorno. E quindi condividere la prospettiva del paziente con i miei colleghi all'interno dell'azienda diventa una delle mie principali priorità per far sì che i pazienti guidino davvero le nostre decisioni interne. I pazienti sono la nostra fonte di ispirazione e in questo vedo il mio ruolo come molto importante. Un auspicio, che cosa si augura per il 2021? Allora, più abbracci e meno call su Zoom per tutti. Lo dico con ironia perché in realtà ciò che intendo veramente è che i pazienti, e specialmente quelli più vulnerabili, possano accedere alle cure di cui hanno bisogno e che questa pandemia che sta mettendo tanta pressione su di loro finisca il prima possibile. Speriamo di trarre validi insegnamenti dalla pandemia, in particolare su come le persone hanno lavorato insieme per trovare modi innovativi per affrontare questa sfida globale e che queste best practice vengano applicate anche nel campo delle malattie rare. Dottoressa, l'intervista è finita, vuole salutare le sue colleghe? Certamente, ciao a tutte, è fantastico essere parte di questa straordinaria avventura assieme a voi e spero di potervi incontrare di persona molto presto. Grazie mille.